noi sì. Si sa, viviamo in un bellissimo paese dove c'è una grande, grande libertà di informazione e quindi... Chico! Sì, lo vedo, è qui alle mie come spalle. Come parli di libertà di informazione, sì, è comparso. Ma perché l'avete messo? Potete togliere per favore Mentana? Vabbè, andiamo avanti. Comunque, cosa c'entra la foto di Mentana in questo momento? Non ho capito. Non lo so. Ecco, ma magari vuoi dire due cose su Mentana. Cosa ne pensi di tutto quello che è successo? Parlavamo di libertà di informazione. Non è questione di libertà di informazione, insomma, è stata una scelta dell'azienda. A me manca moltissimo, perché Enrico è colui che ha fondato il TG5, quindi certamente un tassello fondamentale dell'informazione in Mediaset, quindi per me è un grande dolore che non ci sia più lì, non soltanto perché insomma, ha creato il telegiornale, per me è stato un gran maestro e ha inventato Matrix, ma anche soltanto per il piacere di incontrarlo, come mi succedeva adesso quando sto a Roma a fare il telegiornale, certo. Che lo incroci mentre ti trucchi dietro le quinte e comunque insomma ti fa la battuta, ecco, cioè Enrico è anche una persona di una simpatia travolgente, quindi possiamo ufficialmente molto. Dire che ci manca molto. Sì. Ci manca molto. Però è anche vero questa cosa, che non tutti i mali vengono per nuocere. Perché avete messo questa foto adesso di Vinci, per favore? Beh, Alessio Vinci è bravissimo, insomma, si è preso una patata bollente. A spruzzarsi la lacca di sicuro. Non da poco. E sta facendo un buon lavoro. Secondo me sì. Sì, ti piace quindi? Sì, mi piace. Ah. Beh, giustamente... No, anche a me piace tantissimo a lui, per carità, nel senso che comunque c'è una bella sperimentazione, no? Sai, quello era un programma molto tagliato su Enrico, quindi non è stato sicuramente facile per lui prendere il suo posto e cercare, come sta facendo, di trovare una sua strada. Infatti, lui fa un giornalismo molto più anglosassone, molto diverso e mi sembra che lo stia facendo bene. Si sa che l'informazione comunque sta attraversando un periodo di grandissima rinascita, soprattutto da quando Rai e Mediaset vanno d'accordissimo, d'amore d'accordo. Per cui vediamo. L'informazione istituzionale. Buongiorno dal TG1, apriamo questa... E le notizie più friccicorelle. Finalmente, in un unico telegiornale. RaiSet presenta... TG1 più 4. Grazie a TG1 più 4, finalmente non dovrai più cambiare canale per avere notizie sulla politica interna, la politica internazionale, l'economia, la musica, lo sport, la cucina. TG1 più 4. Tutte le notizie che devi sapere. RaiSet non può più scappare.